che l'Associazione Musicale Giuseppe Verdi, in particolar modo per il nostro direttore, professore Carmine Ricci, essere qui stasera con voi. Questo concerto è un omaggio che l'Associazione Musicale, sotto invito del Comitato Festeggiamenti, ha voluto dare a questo piccolo paese. Lo scopo è quello di farvi trascorrere del tempo quanto più piacevole possibile e di farvi dimenticare di tutto ciò che di brutto ci circonda, ascoltando semplice musica. Da pochi giorni è trascorso il Natale, la festa più bella e calorosa dell'anno, e noi siamo qui innanzitutto per porgervi i nostri più sinceri auguri di Buon Natale e per augurarvi un felice anno 2009. Proprio perché, come ho detto prima, stiamo nel periodo natalizio, il concerto si baserà sul tema natalizio e si componerà di due parti. Prima di iniziare con i brani natalizi, iniziamo con una rapsodia, ossia un misto di brani celebri contenente Eurovisione, brano che si basa sul Te Deum, che non è altro che un inno cristiano, che simboleggia il ringraziamento da parte dei cristiani. Infatti viene cantato la sera del 31 dicembre per ringraziare dell'anno appena trascorso e noi dell'associazione ci teniamo in particolar modo a suonarlo per ringraziare assieme a tutti voi l'anno che da poco si è concluso. Da Eurovisione passiamo ad un inno, il cui suono prende il cuore di ognuno di noi ed è l'inno di Mameli, che noi preferiamo chiamarlo l'inno degli italiani. Non a caso è l'inno nazionale scritto appunto da Goffredo Mameli. Segue l'inno alla gioia, scritto da un grandissimo compositore che prende il nome di Beethoven. Il solo titolo ci fa già pensare a cosa ispira, ma oltre alla gioia ispirate i sentimenti di fratellanza universale. Un altro celebre brano che fa parte della rapsodia è il Piave, canzone probabilmente più famosa della Prima Guerra Mondiale. E con questo brano vogliamo ricordare tutti i caduti in guerra, non solo nella Prima Guerra Mondiale, ma in tutte le guerre, anche quelle attuali. E la rapsodia si conclude con il Nabucco di Verdi, che tutti noi conosciamo come Va pensiero. Ed anche qui il solo titolo fa volare le nostre menti in quei luoghi dove vive solo amore, gioia e pace. Ed è questo che vogliamo augurarci per questo 2009. Un mondo di gioia, amore e pace. Buon ascolto.
Iniziamo subito con una tradizionale canzoncina natalizia in lingua inglese, Jingle Bells. Sicuramente in questo periodo ognuno di noi l'ha sentita almeno una volta e noi la proponiamo a voi in modo da poter insieme sentirci una cosa sola nell'ascoltarla. La versione italiana è Ding Dong Dan, a voi Jingle Bells. Buon ascolto.
parole vennero scritte dal sacerdote Moore nel 1816, mentre la musica venne composta da Gruber nella vigilia di Natale del 1818. Vogliamo mettere in risalto una frase di questa canzone: luce dona alle menti, pace infondi nei cuori, con la speranza che questa pace possa rafforzarsi in questo 2009. Buon ascolto.
Dallas, scritta da John Lennon nell'ottobre del 1971. Nato come brano di protesta contro la guerra in Vietnam, è diventata tra i più noti del repertorio natalizio. Lennon compose il pezzo all'inizio dello stesso mese, registrandone anche una versione demo con il testo ancora incompleto. Il brano venne pubblicato negli Stati Uniti il 6 dicembre del 1971. Buon ascolto. Concludiamo il repertorio natalizio con un'altra canzone scritta nel XVIII secolo da Sant'Alfonso Maria de Liguori, dedicata al Natale in lingua napoletana. Doveva essere veramente ispirato il Santo Vescovo nel comporre la versione in napoletano del suo celebre canto natalizio Tu scendi dalle stelle. Questo brano mostra vivacità, intima adesione all'eccezionalità dell'avvenimento, una felicissima invenzione linguistica che dà forma ad una gioia spontanea. In una parola sola è davvero poesia. A voi, quando nascete l'inno, buon ascolto. Thank you.
spazio a un grande compositore di cui la nostra associazione gli porta il nome, ovvero Giuseppe Verdi. L'artista nacque nel 1813 a Bussito, in provincia di Parma. Nel 1839 si trasferì a Milano, riuscendo a far rappresentare alla Scala la sua prima opera. Durante il Risorgimento, il popolo italiano si entusiasmava per la potente e drammatica musica verdiana. La sua instancabile attività di compositore continuò fino a tarda età. Morì a Milano nel 1901. Abbiamo all'inizio dato l'accenno ad una sua opera, quale il Nabucco. Ora per noi è un piacere risuonarla. Ricordiamo che il Nabucco è la terza opera lirica di Giuseppe Verdi, nonché il primo dei suoi numerosi trionfi che segnarono la sua lunga carriera. Quest'opera fece il suo debutto il 9 marzo 1842 al Teatro Scala di Milano. Il titolo di quest'opera è il nome di un ebreo che vide rapirsi sua figlia e che solo dopo lungo del tempo gli viene consegnata. Va pensiero, quindi, è il canto con cui gli ebrei, tenuti in cattività, sognano di tornare nella patria lontana. È incontenibile la suggestione e il potere identificativo che ha quella musica e quel testo sugli italiani del tempo e che ancora oggi fa vibrare i nostri cuori. Buon ascolto. Thank you.
base, guidata dal maestro professore Franco Lettieri.
artistico, maestro professore Franco Lettieri. Grazie.
Quindi per assunto tu mi volevi far intervenire nel mezzo del concerto. Lei doveva prima vedere come finiva. Grazie sentitissimo, perché diversamente da quando malignava questo signore qui, sarebbe Angelo, il quale diceva a me ed alcuni miei amici che noi siamo profani in materia, quindi che state a fare qui? Non capite niente. A me sembra, caro Angelo, che questa sera voi, mi riferisco all'estero, Carmine Cresci e lui, tutta la banda, mi sente che questa sera vi siete superati, vi siete piaciuti veramente e ci avete comunicato dei bei sentimenti. E quindi noi, parto lo scherzo, vi ringraziamo veramente e vogliamo augurarci che questi sentimenti ci possano accompagnare in quest'anno nuovo. Perché purtroppo io lamento sempre la materialità nella quale noi oggi viviamo. E allora vi ringraziamo veramente perché avete suscitato in noi questi sentimenti celestiali che ci servono, perché se l'uomo vive solo di materia si abolisce e non può vivere. E l'uomo è fatto di materia e spirito, e in modo particolare lo spirito che deve animare la materia. E voi questa sera, ripeto, ci avete messo dentro questi sentimenti celestiali e nobili, e per questo noi vi ringraziamo. Come anche voglio ringraziare gli amici che sono venuti da fuori parrocchia, i quali hanno voluto vivere con noi questo momento natalizio, e penso che tra i tanti momenti natalizi che abbiamo vissuto in questo tempo, il vostro non è stato di meno. Quindi noi, vi ripeto, vi ringraziamo sentitamente. Vi auguriamo che state crescere sempre di più, però vi dico sinceramente, mi siete piaciuto tanto. Niente da dire, soltanto da ringraziarvi. Arrivederci, grazie.